Oh, la luchadores e gorgheggianti rigurgitatori di hamburger ingorgati, ben ritrovati dal vostro Silver e dal nostro, diciamo, trasparentissimo Silverius, che un attimo prima fa il bullo, poi vi saluta. Ciattimi un po' così, io do un comando solo per fare il gesto, ma poi lui ci ripensa. Allora, sono voluto salire lì per partire questo episodio, per fare questo episodio un po' in discesa. Allora, mi è venuta in mente una cosa. Io avevo questa strana convinzione, e poi ne ho avuto qua e là qualche conferma, che Falò del primo Dark Souls fossero più o meno tutti diversi, non fossero una cosa incollata in ogni scena. Inoltre vi devo dire un'altra cosa, un po' meno gioiosa purtroppo, che mi è sorto un dubbio atroce. Noi abbiamo combattuto Quelag, abbiamo suonato la seconda campana, si è aperto il passaggio della fortezza di Sen, mi sono dimenticato lo scudo dell'aquila, porca pupazza, vabbè, fa niente, lo recupereremo poi nella prossima run. Ecco, ho aperto la fortezza di Sen, ma prima noi non abbiamo parlato con Sigmeier, or quindi potremmo aver bucato clamorosamente la quest di Sigmeier, così in scioltezza, ve lo dico. Penso mi sono trovato un cucciolo veramente, un tesoro veramente. Allora, adesso dobbiamo frequentare questo fantastico impianto di risalita che arriva direttamente a Cortina dal pezzo, perché in Dark Souls a Cortina tutto intero non ci arrivi. Quindi, perfetto. Evviva! Ce l'ho fatta per ora. Poi ne riparliamo fra un secondo attimo, che non mi ricordo se si scende a destra o a sinistra. A destra o a sinistra? A destra o di qua, di qua. Ok, perfetto, e fin qui ci siamo arrivati. Sento degli scricchioli tangibili e non sono le giunture delle mie ginocchia. Allora, con questo pezzo, ragazzi, io vi consiglio con tutto il cuore di farlo veramente, se ce l'avete, con l'anello della nebbia. Non sapete quanti dispiaceri vi risparmiate da queste parti, perché è veramente fetentissimo. Allora, come vedete qua, l'impianto funziona anche come impianto di discesa, perché questa strada che noi stiamo facendo per risalire può essere usata per raggiungere la città infame qualora voleste fare quella che saltando le profondità, perché si può fare, ok? Allora, aspetta un momento, qua sotto era il pezzo dove eravamo prima, giusto? Non è che c'è una roba, no, tanto non ci sono item da raccogliere, chi se ne... Qui, se non ricordo male, ci sono un paio di cosine interessanti da raccattare, ma bisogna stare attenti a dove sono poste le scale, e non solo le scale. Le zanzarine fantasticifere. Vieni, zanzarina fantasticifera. Perfetto. Guardate come si venga impusteolati da tutta la schifo roba che c'è da queste parti. Allora, come dicevo, fammi vedere dove giungi, perché io lo sento che sta scerbottanando la scerbottana, figlio di una scerbottana, ando cazzo sei. Non posso crederci che sia quello là sopra che già ci punta con gioia. Eccolo là, lo vedo. So che pare incredibile, ma lo vedo. Allora, vediamo adesso di non far stupidate, perché torna molto utile liberarsene, eh? Molto più di quanto possiate credere. Allora, ok, riuscirò una volta a incoccare una freccia senza sbagliarmi? No, Silver, non ce la farai mai. Grazie per la stima, eh? Grazie. Va bene, beccami finché vuoi. Se riesco ad ammazzarti io, però sono più felice. Ok. Dai, cazzarola. Perfetto. Silver, hai subito la tossicità. Fotte sega. C'è di peggio della tossicità. Ok. Se riesco adesso a levarmi dalle biglie questo. Ok. No, 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 no. Ok. Per un pelazzo. E non l'ho fatto apposta, ragazzi, eh. Non l'ho fatto apposta. Sarà bene che innanzitutto che cerco di farmi bastare le fiaschette. Ah, ma l'avevo anche qui pazzato, ma va a cagher. Va a cagher veramente nel più cagherrimo dei modi. Ok. Allora, qui è
tanto utile quanto non immaginate nemmeno il ricordarsi il posizionamento di tutti i mob che ti tirano le freccette avvelenate che non ce ne hai un'idea, eh? Perché qua è un attimo cincischiare e cadere di sotto, ok? Perfetto, scaletta scaligera, perfetto, sappiamo che da qui si risale, perché io poi ho la convinzione di essermi dimenticato in giro qualcosa, eh? Perché lo so di essermi dimenticato in giro qualcosa. Ok, maschera del sigillatore, ecco, questo ero convinto di essermelo dimenticato e questo mi piace un sacco. Il sigillatore poi lo conosceremo, poi faremo la sua conoscenza con calma. Qui vedo un po' troppo macchie di sangue, ma non è un mimic questo? No, non è un mimic, anche perché sarebbe improponibile. Ah, ok, rimedio è un'ottima stregoneria perché pone rimedio appunto alle cose a cui non potevate rimediare. È fantastico soprattutto perché mi permette di salutare il mio amico Daniele Rimedio, che ha una fantastica pizzeria che, vabbè, lo so, ogni scusa è buona e anche la pizza è buona, molto buona, soprattutto la tua. Allora, quello è quello che abbiamo appena ammazzato, di qui non si saliva in nessun modo, però c'è gente che sbratta, esatto. E qui rimpiangi di non avere ancora il catalizzatore attivo. Ok. Prendetevi tutto il tempo necessario, ragazzuoli, per smascellare ste cose, perché veramente lasciarne viva una che poi ti arriva dietro il tegolino, ragazzi, è proprio la scelta peggiore che possiate fare, eh. Poi anche perché qua è un amen, commettere l'errore fatale, morire, mettere un piede in fallo, il subire il riproporsi della peperonata. Allora no, questa era quella zona dove avevamo lo spazio per eventualmente combattere questo se volevamo rifuggirlo, perché non è detto che sono tutti forti come noi, eh. Allora ragazzi, l'evento è accaduto, ho tirato fuori l'arco con correttezza. Ti odio, figlio di una trota salmonata. No, qui sta buono lì, eh. Sta buono lì, perché di danno ne fa un poco. Ma è la tossicità il pacco, eh. Che cazzarola stai facendo? Oh, grazie. Escimi il mirino. Integamato, morto, andato, sì, perfetto. Vabbè. Ok. Sono riuscito a metterlo l'arco ma non a toglierlo. Giusta equiponenza dei fattori. Allora, di grazia qui non c'era nient'altro, no? Perfetto. Non mi sembra ci siano altre scalette per salire, quindi qua c'era solo rimedio e il set del sigillatore. Logicamente questo angolino qui, ragazzi, questo lato che ho fatto ora, lo farete alla prima run probabilmente e poi basta, perché alla seconda sarete già abbastanza a posto di queste cose, quindi non vi servirà, salvo che voi... Vabbè, quando fai le cose tanto per, fantastico, fantastico, porca pupazza infame ladra, sono riuscito a morire nella città infame ed ero quasi in cima, santo di quel cielo e porca di quella pupazza, e vaffanculo pure te e tua nonna in cariola. Adesso sono incazzato come un'ape, farò le cose da incazzato, farò le cose di fretta, ecco, santo paciugo. Ah, che nervoso, che nervoso. Vabbè, stavo dicendo che quel passaggio, proprio perché è ostico, salvo che vogliate doppia porzione di rimedio, non ve la farete un'altra volta, perché giustamente non è di lì che bisogna passare, perché le scale per salire sono tutte da questo lato. E mi tocca ritentare di scassare i cosi, i frombolieri e cerbottani, figli di cerbottana fra l'altro, come dico sempre e spesso, ma mai abbastanza, lo dico sempre, lo dico spesso, ma mai abbastanza. E fra l'altro stavo dicendo che se volete scendere da queste parti usando la shortcut, poi non so se riuscirò a farvelo vedere, non ve lo farò vedere in fatto dinamico, non ora perlomeno, ma c'è un modo velocissimo di scendere, eh.
Ok, perfetto. Gaurro. Ok. Vediamo se riusciamo a non farci beccare. Sarebbe fighissimo, per non dire figherrimo. Magari direte voi, sì, versettini lo scudo, magari. E io dirò, c'avete anche le vostre porche ragioni. Allora, qui sotto ci sono i simpatici cagnetti e ci sono anche degli item molto interessanti. Però prima, il suggerimento del Silver è andare a spopolare l'area. Che, come vedete, loro sono poco dannosi se presi così, Allora, aspetta un po'. Che qua... Sti gran cacchi! Fa molto più danno, però bisogna vedere scala meno sono... ma ha voglia, deve essere anche quello più lungo, esatto, sì, devo averlo usato anche parecchio io in passato questo fantastico coso. No, gingillami il bargiglio, sti cazzi che fa più danno, scusami, non mi ricordo come si calcola il danno delle magie, è stupendo. Mi sento una persona meravigliosa. Beh no, più o meno siamo lì. Ok. Allora, volendo, possiamo? Vediamo, no. Erano quelli di qua, queste ci puntiva. Scassare cagnetto. Eh sì, vabbè. C'ho il tiro un po' moscio oggi. Si mette lì di proposito perché poi diventa difficile da beccare, richiede solo pazienza, Guarda te, c'è il lock più difficile del mondo, non so perché sia buio o sia scemo. No. Vabbè. Ha perso il lock di uno ma l'ha preso dell'altro di cui prima non lo prendeva. È stupendo, stupendo. Sono quelle cose che ti riconciliano un po' anche con la peperonata, no? Tac, cagnetto. Tac, cagnetto. Vi garantisco che ora sarà molto più divertente scendere, perché prima non date per scontato che lo fosse. Allora, là si sposta, figlio di un trogolo adagiato in un crogiuolo di pane. Ti venisse la congiuntivite ai menischi. Dai, non far tanto il pignolo e puppami l'orso, buona, così è molto più semplice. Allora, il modo migliore per affrontarli, se non ricordo male, se non dico una castroneria, era passare di qui e buttarsi sotto per andare a acchiappare quel coso, là, che non, se non erro, aia, di lui mi ero dimenticato, giuro in giurella. Che se non ricordo male dovrebbe essere tipo un'anima del guardiano del fuoco o qualcosa del genere. Quanto sei stronzo. Ok, sei contento adesso, guardate, abbiamo la difesa talmente alta che non ci facevano dei veri e propri danni fisici. È fantastico come concetto. Perché? No, dimmi che il soffitto è troppo basso. Cioè, tutte a me capitano le gioie nella vita, però avendo già fatto fuori gli altri tre, facciamo la svelta, Vero? Non è vero che facciamo la svelta? Là. Tanto di qua bisogna passarci per forza, quindi. Ciapa lì. E bravo, ciuccia. Quando è finito di ciucciare, me lo dici che troviamo una soluzione al tuo problema di alcolismo omonimo. Vai. Ok, fantastico, ero convinto di averti ammazzato, invece no, sono abbastanza resistenti. Anima guardiana del fuoco, e come vedete è in una cella, inginocchiata, pronecchina, eccetera. Quindi, a voler guardare la seconda anima di guardiana del fuoco che abbiamo trovato, potevamo anche usarla, però se qualora non avesse trovato questa, il risparmiarne una, capirete poi perché vi torna utile. Poi avrò anche una cosa molto interessante da dirvi, fra poco, molto interessante da dirvi.
Allora, qui non mi ricordo se si cascava di sotto calpestando sto coso, credo di no. Ok, e qui non c'era nulla, non si poteva andare né di qui, né ni, né ni a. Perfetto. Tanti cari salumi a tutti. Allora, si torna di sopra. Qui non è che c'era... Perché c'è questo puntile lì, questo accesso un po' bardato, suon di mulo praticamente, no? Allora, io ora non ricordo, ma non lo ricordo assolutamente, se per andare oltre dovevo saltare di qua. Non me lo ricordo, ma non me lo ricordo proprio. No, non dovevo saltare di qua, perfetto. Allora c'è un'altra strada che sale di là, perfetto, c'è un'altra scaletta. Il problema delle scalette è che per me, che sono daltonico, ragazzi, devo veramente andare a memoria perché le noto veramente a fatica. Già sono messe nascoste di loro. E quindi qua vado a memoria, so che appunto qual è il giro che devo fare, ma sinceramente è troppo tempo che non passo di qui per ricordarmi il punto esatto di ogni cosa, eh. Quindi portate pazienza se... Eccola qua l'altra scaletta, ci dovrebbe essere anche una chiave da recuperare, quindi dovremo salire un attimino di più una volta che avremo trovato il passaggio. Ok, cioè ricordavo che c'erano queste scalette, ma non mi ricordavo se erano a destra e a sinistra di quella specie di cunicolo che abbiamo affrontato ora. Grazie, perfetto. Ok, allora vedete lì c'è un'altra scaletta che sale, però di qua non ci sono altre cose, c'è solo la scaletta che sale, lì c'è un arganello. Ok, perfetto, ci siamo. Dovrebbe essercene poi ancora una, perché ripeto, secondo me manca sempre una chiave. Ma allora due scalette, insomma. Continuo a pensare che manchi una chiave intensamente, vabbè. E pensate che con una semplice gabola correndo ci si può... Ah no, la chiave è qua. Ah, allora era tutto qua a portata di mano. Chiave rovine di Petitelondo. Tornerà molto molto utile. Ebbene, qua ci siamo, ragazzuoli, perché qua è esattamente il punto dove noi abbiamo incontrato i ciccioni quando siamo morti la prima volta che abbiamo tentato di fare la scorciatoia. Fico, questo posto è dannatamente fico. E niente, sembra qualcosa con dei bulbi piliferi a vanvera. Allora, la scorciatoia oia oia oia, ragazzi, deve essere, non mi ricordo, è uno spuntone di questi, uno di questi spuntoni, di preciso non ricordo purtroppo quale, forse anche questo. Vabbè, si faceva una sorta di salto che sembrava un salto nel vuoto, ma attutendo i danni da caduta con non mi ricordo quale modo si arrivava direttamente al marchingegno che scende. E quindi entrando dalla Valle dei Dragoni, venire a fare Quilag era veramente una festa di compleanno. Si poteva fare in 4-4-8, logicamente loro attirandoli si rischia meno la morte, la vostra di morte, non la loro. Poi ringrazio Massimo Speroni che mi consiglia di passare dalla parte dello scudo per fare i backstab. Logicamente laddove le genti non hanno lo scudo si passa dall'ano per fare il backstab, che quanta bella caccona, che torna sempre buona per le feste di compleanno a sorpresa. Silver continua a nominare feste di compleanno, che succede? Sapeste, mancano quasi 6 mesi alla mia. Allora, vabbè, ci tenevo a dirvelo come atto di cretinismo impuro. Voilà. Dai, dai, incazzati, dai, scatena la bestia che c'è in te! Dai, tira fuori il tigre che c'è nel motore, il formaggino tigre! Dai, scaraventati! Grazie! Oh, che bello avere uno scudo che ti ripara i colpi! Cosa che non era così scontata, no Massimo? Guarda che rendono meglio dalla mano dell'arma, praticamente. Rimangono più scoperti. Là! Là! Eh sì, dalla mano dell'arma. E ricordiamoci che abbiamo comunque un minimo frame di invincibilità, che torna sempre buono. Dai, non farmi retrocedere così tanto che io rischi di cadere di sotto, perché sai che sono capace di farlo. Perfetto, ora che ce n'è uno solo ci divertiamo il doppio, eh. Burchiello!
Vi ricordo come sempre, ragazzuoli, che se ammazzate tramite backstab otterrete qualche anima in più, eh. Non tantissime, ma qualche anima in più, in generale. Ah, che palle. No, niente. Ho capito perché non backstabbo. Lo scudo, cazzarola. Giro attorno con lo scudo alto e giustamente... Quanto sono bulbo piliferiale. Vabbè. Portate pazienza. Allora, non vorrei dire una cacata, ma questa chiave delle rovine di Petit Londo è semplicemente quella che noi avremmo usato se non avessimo avuto la chiave, quella che apre quella scorciatoia lì, la chiave universale, ecco, il tugurio universale da cui uscivano le uova. Allora, adesso cose da fare ce n'è già una marea, no? Uno pensa, buona, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, ci prendiamo, che so, una piccola vacanzella, qualcosa del genere. No, non si fa, siete persone brutte e quindi non si fa. Allora, si ritorna su, magari centrando anche le scale. Si prega al Signore che ci sia qui l'ascensore, sennò dovremmo fischiettare allegramente, tipo una canzoncina dei grandi magazzini. Tipo, potete anche cantare proprio la sigla di Grandi Magazzini, no? Per grandi e per piccini. Ok. Ecco, dovrebbe arrivare abbastanza la svelta. È bellissimo vedere come ci sia una sorta di buio buifero, ma in realtà siamo una grotta. Quanto ci ricorda tutto questo la Bastiglia Perduta? Ok, ve l'ha ricordato? Benissimo. Vogliatemi bene, perché vi ricordo queste cose. Allora, adesso dovremo avere una sorpresa e io ho una cosina da dirvi. Cioè, sorpresa per modo di dire, perché chi ha già giocato Dark Souls sa a cosa mi riferisco, lo sa perfettamente. Guarda lì, cerchiamo di non cascare di sotto, che ci vuole niente, ci vuole niente, basta un alito di vento e caschi di sotto come un fischione. Ui boh, non c'è più l'Otriac. Ui boh, che è successo? No, c'è il cappuccio sudicio, la veste sudicia, i guanti sudici, la gonna macchiata di sangue, che non è sudicia però, e il globo dell'occhio nero, che ci tornerà utile poi. È morta, ok, fantastico, è bello sapere che sia morta, cioè proprio lapidario, morta. Ok, va bene. Allora, io vorrei andare a vedere una cosina e poi vi dico la cosa sorprendente che avevo da dirvi. Allora, la descrizione del set sudicio dovrebbe essere più o meno tutto uguale. Sì. Veste indossata dalla guardiana del fuoco della guardiana dell'altare delle gambe del fuoco. Si narra che fosse la veste bianca di una fanciulla, ma che il fumo e la cenere dei farò l'abbiano scurita nel corso degli anni. Quindi vedo che tutto rimane uguale. Perfetto. Quindi queste vesti sono quelle di Anastasia, perché è il suo nome. Non fate domande. Come vedete, tac, sorpresa nel pucio di secchio. Sì. Esatto, uno pensa c'è il grande drago, il mugno. Invece no, ci arriveremo fra poco. Allora, la guardiana del fuoco non puoi accendere il falò. Ecco, il problema è che io non mi ricordo assolutamente una mazza, so che serve l'anima della guerra, ma non mi ricordo come fa a far invenire la guerra. Adesso ci preoccuperemo anche di questa cosa, per quello che avevo salvato un'anima della guardiana del fuoco. Allora abbiamo lui, che è esatto, bravissimo, grazie, fantastico. Come rispondi? Sì. Ah no, scusami. No, non ci credo. Ah, ok. Ma porca miseria! Santo di quel cielo! Sì. Oh, che cazzo! Vabbè, non ho parole. Allora, fiamma della piromanzia più 4, possiamo evolverla nuovamente. Abbiamo le piromanzie già belle forti, ma vediamo prima. Cosa ci vende lui di piromanzie interessanti? Bah, le dovremo acquistare tutti
ma nulla di troppo per la quale per ora. Quindi, ma sì, dai, buttiamo via le nostre 4.000 anime così in secchi di sbrata. Perfetto. Ok, anche perché adesso poi potremmo fare un'altra cosa che vi spiego più avanti, però non voglio snaturarvi troppo. Allora, qui abbiamo già una bella sorpresina. Come vedete, coso è arrivato Frampt, il grande fratello di Melchiorre, detto Cati o qualcosa del genere, che è l'altro drago oscuro. Non dobbiamo in teoria rivolgergli la parola se vi vogliamo fare il finale oscuro. Il finale oscuro consisterà nel consegnare una determinata cosa dopo un determinato boss a suo fratello. Insomma, si tratterà di scegliere uno dei due tizi primordiali con cui avere a che fare. Per accedere comunque alla sua stanza inferiore senza parlare direttamente con lui, basterà saltare di sotto, non ci sarà bisogno di farsi ciuccia fottere. Come vedete, lui è l'evoluzione proprio deformata di quegli esseri della città infame, quindi ho abbastanza certezza di averci visto giusto. Quindi questa è proprio una snaturazione dell'uomo. Ho detto snaturazione, sì, e l'ho fatto proprio con cupidigia. E gliela metto anche nella palumbigia. Allora, qui parliamo ancora con lui. Ok, esatto. E si chiama Gran Cappello perché c'è una gran capa di... Male, dovrebbe farti sentire male. E ci avrà avuto le sue ragioni! Cribbio. Allora, va bene, cercherò di fare attenzione. L'altra cosa che volevo dirvi, che praticamente grazie a Finiamo la Ora mi ero fatto sorgere un dubbio: se noi non liberiamo Lothric, ok? Ah, ecco, guardate in posizione dove ho la testa io, vedete che si intravede un personaggino? È il mercante, quello Donald di Zena, quello che abbiamo trovato nelle profondità. Adesso ci venderà le armature tipo di Artorias, quelle un po' più fighe. Vabbè, stavo dicendo, Lothric, se noi non lo liberiamo e uccidiamo i gargoyle, arriverà comunque. Lei la troveremo comunque qui zitta e buona, lui lo troveremo qui sempre cagacazzoso, esatto, e praticamente... il tizio sarà evaso, ma sarà scontroso con noi. Quindi in termini di quest non cambia nulla, la guardiana morirà e adesso mi è sovvenuto che per salvarla dobbiamo passare da Norlondo, grazie, perché sarà lì che la salveremo e anche perché è uno dei posti dove stiamo per andare. Ciao Petrus, come sei simpatico, guarda, sei quasi sporadico. Ok, quindi adesso andremo a vedere se abbiamo clamorosamente, come sostengo, bucato la quest di Soler. Come sostengo, come temo più che altro. Mannaggia li pesci. Quindi in teoria potevamo potenziare due volte la fiaschetta Estus e non sarebbe stata una mossa malvagia. E quindi la terza anima si poteva tenere. Vabbè, fa niente. Tanto di anime della Guardiana del Fuoco, se non ricordo male, in totale ce ne sono tipo 5, eh. Quindi non è un grosso problema. Non è un grosso problema. Allora, te ti ammasso perché sei amico di questo che va ammassato pure lui. Ok. Wow, come sei figo. Sei contento, eh. Sei contento che te l'ho burchiellata nel secchiello con sapidugia. La sapidugia è come la sapidigia, ma con la U. Cioè non fa molta differenza. Allora, adesso andiamo in uno dei posti più meravigliosi del mondo. Non è vero, Silver, non è un posto meraviglioso, è un posto che fa schifo che anch'io. È un posto dove l'infelicità regna sovrana. È vero, assolutamente vero. E questa cosa ci rattristerà molto, ma a rate. Allora, stavo pensando. Già che ci siamo. Già che ci abbiamo i picci, picciamoli e spicciamoli magari anche. E watch wari. Wow. Ok. Il mio timore è confermato. Non vedo Panfruttolo. Il nostro amico Sigmayer, io non lo vedo. Ci avrebbe detto poco niente che non riusciva ad entrare.
era seduto lì. Se abbiamo cannato Sigmaier alla prima quest, mi sentirò un cretino per sempre. Ok? Va bene. Allora, sono statue, è vero, quei cavalieri neri, perché qua ci dovrebbero essere gli uomini. Gli uomini sempente. Scusi, lei se la sente di seguirmi? Mi segua, signora. Signora, insisto, mi segua. Mi segua in modo tangibile. Venga, venga. Venga. No, non ci credo, non è scattata la trappola. Quale cupidigia. Sifonoide. Là. Praticamente io tenevo lo scudo alto, era per quello che non backstabbavo, eh. Quello che dicevo prima, in pratica. Ok, vai. Siamo abbastanza ben livellati, quindi in teoria non dovrebbe essere troppo impestevole e in brodo giugioloide. Dai, 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 seguimi, seguimi, seguimi. Quanto è bello farci cascare loro nella trappolona, è divertentissimo. Ci picca. Come vedete, questa evoluzione degli uomini serpente conferma che non mi sbagliavo. Non avevo mai sommato i due fattori, ragazzi. Allora, tutti gli uomini mutano in qualcosa legato alla loro anima alla fine. Dai, abbiamo anche la zia della tizia che evolve in un fungo e poi parliamo con un fungo, dai. Cioè, tutti evolvono. Siamo peggio dei Pokémon. Cribbio. Infatti mi ero cacato, sono messi qui per distrarci, fantastico, è stupenda come cosa, veramente meravigliosa. Ecco, per chi come me ama tantissimo il platforming, questa è una delle zone più gioiose dell'universo. Allora, da queste parti, aspetta. Il muro invisibile era solo in fase di risalita, vero? Io riesco a scendere di qua. Vabbè, posso morire con gioia, non è che ho problemi. Facciamo così. Vabbè, tanto ce l'ho ancora, non l'ho ancora levato. Pensate quanto sono ruzzoloide. No, più che altro non sono sicuro che... Però vedo la scala di lì, quindi la risposta è sì. Allora, vediamo, eh. Oh! Ah no, non l'ho mancato. Grandioso, non l'ho mancato. Attenzione. C'è pece e piume in quantità colossale qua sotto, eh. Ah, l'attacco in salto equivale al salto del pasto. No, porca gare. Oh, prima avevo lo scudo alzato, mi ha fatto ci credete che mi ha fatto più danno quando avevo lo scudo alzato? È incredibile. Vabbè, comunque, come vi ho detto, non è che siano poi così difficili da combattere sti cosi, poi con le armi giuste e via dicendo, ne avrete a bizzeffe di gioia. Allora, vediamo se mi ricordo di giustezza. Ah no, si cadeva. Ok, benissimo. Qua si esce dal gigante, dal gigante tegolino che tira la catena. Quella dello sciacquone, ovviamente. Perfetto. Quanto è telefonato il muro invisibile? No, così è, in scioltezza. Stavo solo cercando di ricordarmi perché ricordavo che si saliva da qua, ma non ricordavo il come. Quindi abbiamo scoperto che Sigmaier entra comunque. In teoria c'è il punto del secondo teorico incontro, ma non credo che sarà una cosa buona e giusta. Allora, io qua ci venivo per quale motivo? C'era un item da raccogliere? No, non c'era nessun item da raccogliere. Per quale motivo bisogna combattere questo gigante? Perché poi ci tira i sassi. Perché se sei bello ti tirano le pietre, ricordo. Porca miseria. Ci metteremo qui 15 giorni, 20 giorni, non di più. Però un pochino lo ricorda, il gigante, quello che poi si stacca il braccino
là. Anche il mugugno è uguale. Aio, ma sei scema! Guarda te con quale irruenza! Si è accovacciato, si è accovacciato! Magari potevamo backstabbare anche te. Ma scusa, credo si sia buggato. Si è buggato come un deficiente. Cioè, vabbè, peggio per lui, eh. Non è che io soffro del fatto che si è buggato come un deficiente, ma si è buggato come un deficiente. Vabbè. Tutto questo per un nemerito pezzo di titanite, perché poi non ci sono altri grossi motivi per passare di qui, se non rischiare la morte inutilmente, eccetera, eccetera, eccetera. Punto da tiratore. Vabbè, ok, si poteva... Vabbè, ma tanto, come vedete, non era poi così difficile, eh. Allora, prima di proseguire, perché tanto poi a risalire siamo sempre a tempo, mentre invece a discendere, già che siamo qui, lo facciamo e poi non ci pensiamo mai più per sempre. Abbiamo altri demoni della titanite e altre cose da scatafottere qua sotto. Non che siano tutte facili, non che siano tutte gioiose, ma vanno tutte più o meno fatte. Si può scendere, esatto, si poteva scendere da lì senza rischiare troppo la vita inutilmente, eh. Grazie, grazie signora, sempre ben gentile, sono sempre ben contento. Se lei magari osasse anche venirci incontro, perché poi ce n'è uno anche di là, eh. In teoria si potrebbe saltare giù da lì sopra e eccetera, però non è che ci tenessi proprio più di tanto. Dai, cazzarola, ma aggraci in un qualsivoglia modo, dimostra che mi vuoi scassafottere, buttati di sotto, non avere paura, non avere timore, tesoro. Scendi da questa cosa, zingara. Ma sei curata? Ma sei sicura che si cura? Hai messo la sicura? Lei mi assicura che ha messo la sicura, vero? Ok, ok, non ci sono sorpresifore. Ok, ok, perfetto. Là. Là. Perfetto. Come vi ricorderò tante volte ancora, non è la difficoltà di Dark Souls, spesso e volentieri non sta nei personaggi che andiamo ad affrontare, quanto negli spazi angusti in cui sono infilati. E quanto odio che poi non scompaia da solo la scritta. No! Porca galera! Ok, perché il tempo per agire ce l'avevamo, eh. Ok, la falce, un'arma che ci dà una gran gioia, ecco, tipo il pettine. Sì, che poi se io usassi magari anche l'arma a due mani mi semplificherei la vita. No, sto cazzo. La vita semplice, sto cazzo. No. Ti odio con tutte le mie ginocchia, tutte e sei, fra l'altro. Ok. Quanto mi manca la mia alabarda spaziale. Ok. Potevo farlo decisamente meglio, eh. Potevo farlo decisissimamente meglio. Allora, qua c'è quello un filino più complicato. Tanto questi di sotto non scendono, quindi vabbè. Amo capito la solfa. Questo è decisamente più complicato perché, se non ricordo male, sono due, esatto. E lui si ripara gioiosamente a mazzi da tre. Allora, se noi facciamo le cose abbastanza bene, possiamo innanzitutto cimentarci con la nostra palla di fuoco, che potrebbe avere magari effetti più divertenti. Beh, magari se equipaggiamo la mano alla piromanzia, tra le altre cose. 83, che è un buon danno dalla distanza. Ok.
tutto sta nel non aver troppa fretta, eh. A volte capita di farsela zifonare allegramente, perché se voi arrivate qui senza l'anello della nebbia e tutta la gioia che ne scaturisce, mentre menate il primo vi mena il secondo. Cioè è una di quelle cose da cui non se ne esce. Poi in realtà si potrebbero anche avvelenare, i ragazzi. Ecco, io intanto picchio i muri per sicurezza, sai com'è. Quegli attimi di sicumerica, gioia. Ah, anche la codina gli fa del male, questo non lo ricordavo. Non lo ricordavo, quindi è buono sapersi. Vorrei renderti più croccante dentro la... Perché mi ha fatto del male? Sì, voi direte, Silver è qui apposta per farti del male. Sì, ma in realtà no, il suo attacco non mi ha colpito. Sono finito nella sua area di... Boh. C'è un hitbox un po' curioso. Vabbè. Ce lo portiamo a casa, eh? Non è che abbiamo tante alternative. Ecco. Boh. Ok. Grande! Siamo in riserva con le fiasche Estus, eh? Urca! Finite. Fiasche Estus finite. Io che facevo tanto lo splendido. No, ma non è difficile, ha voglia. Sì, non è questa l'arma probabilmente ideale per fargli un puttanaio di danno, ma... Ok. Quanta croccantezza c'è dentro noi. Ah. Poi Pantegana Muschiata mi dice di non usare il veleno perché è troppo fortissimo. Guarda, non è che vorrei farmelo a scoregge, però... No, non vogliatemene, ragazzi, ma a un certo punto mi sale la malaria interiore. Vediamo che la telecamera è sempre preziosa e puntuale, eh. Vediamo se riusciamo ad avvelenarli, perché ho questo ricordo ancestrale del veleno che funzionava, ma non più di tanto, eh. Logicamente, se funziona, fatto così, è una presa per il culetto. Avete notato quanto il lock di Dark Souls 1 somiglia a quei buchi nel petto che hanno i giganti e gli esseri tegolinosi di Dark Souls 2, eccetera, eccetera? Non si avvelenano. Perfetto, vabbè, tu dirai, un essere di roccia, vuoi che si avveleni? Vabbè, essendo di roccia, magari anche a sputi non lo meni. Però noi l'abbiamo menato a sputi fino adesso. Non so dove stia tirando le sue frecce e dardi incantati da mago Zurli, ma... No, si è proprio rincoglionito. Però, giustamente, essendo privo di testa, sono esseri affascinanti, eh. Ah, grazie! Grazie! Ho gradito veramente non sai quanto. Ne faccio una questione di... vabbè. Il problema è che adesso lui, stando dietro l'angolo, ce la mette nel puparuolo. Ok. Vai, fai uno dei tuoi fantastici attacchi. Ok. Perfetto. Ok, galattico, tutto ciò è bellissimo.
a noia mi sta venendo. Questo qua è chiaramente più forte di quelli affrontati finora, però. Perché, scusa, non è possibile che... Guardate come lascia anche le impronte del suo sapido piedino nel pantano. Ok. Praticamente qua hanno mantenuto la meccanica di questo mob per fare i boss di Dark Souls 2, ossia giragli intorno a sinistra. Titanite del demone. Allora, se non ricordo male, là non ci sono altri oggetti. Serve solo per farmare la titanite del demone e per farci vedere che poi dovremmo andare qua sopra. Perché non ci vedo item nascosti dietro le sue sacre gonadi e le sue pullulose terga. Vero? No? Perfetto. Allora, Luciadores, visto che adesso mi sono gingillato e cincischiato parpasellosamente e visto che potremmo risalire con gioia, ma tanto vale stare lì a farvi perdere altro tempo per farlo, nel prossimo fantastico video faremo la zona platform più bella dell'universo, ossia la fortezza di Sen. Il Silver vi ringrazia, va a farsi il segno della croce e a maledire tutte le sane idee che ha nella vita, ok? Io vi ringrazio come sempre e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Vabbè, Silverius non saluta. Ho capito che non ti vedono. Oh, bravo, bravo. Ciao a tutti, ciao, ciao. Fate i bravi, e andate piano. Telefonate quando siete arrivati, fate uno squillo, eccetera. Vai, ciao.